Ciao e welcome on board. In questo video vi mostrerò come ho realizzato un cassetto con il portello per una mentola che avevo. Questo è un esempio di come con la tecnica Resin Plant possiamo creare esattamente tutto quello che vogliamo, in modo molto semplice e senza sporcarsi. Questo è un esempio, ma allo stesso modo potete creare in pratica anche un cassetto per gli strumenti da applicare sotto il T-top o all'hardtop, oppure potete realizzare una maschera dal vivo. Ma per questo vi lascio un link in descrizione, il link al canale YouTube di Davide Serafini, che ha pubblicato un video tutorial sulla realizzazione di una maschera dal vivo con la tecnica Resin Plant. Se non siete iscritti al suo canale, vi consiglio di farlo, perché ho imparato tantissime cose sulle varie tecniche di pesca, ma soprattutto anche su come utilizzare al meglio l'ecoscandaglio. Ho voluto realizzare anche delle guide per l'acqua, anche se ovviamente nel mio portello non servivano. Però può essere utile, ad esempio, per chi vuol crearsi un gavone con il portello e avere appunto lo scorrimento dell'acqua e vedere come in tutta semplicità si riescono a creare addirittura con delle forme diverse, quindi semistondate oppure rettangolari. E dato che con la gomma siliconica e la tecnica Resin Plant riesco ad avere la continuità delle superfici, per divertirmi un po' e per comodità mi sono già creato praticamente la maniglia incorporata. Ma vi mostrerò come poter realizzare anche l'apertura della parte inferiore. Ma perché ho realizzato un cassetto per la ventola? Beh, in pratica questo era un vecchio garage che piano piano sto trasformando in un laboratorio. In pratica è largo 2,40 m, lungo 10 m, e ho applicato dell'XPS sulle pareti per isolarlo. Ho già trattato l'XPS con l'RP900 e poi stratificherò sempre con l'RP900 questi texture, questi teli. Inoltre ho realizzato anche un controsoffitto. E ovviamente mi serviva una mentola per creare il ricircolo. E dato che avevo già una mentola, mi sono semplicemente creato il cassetto. Realizzarlo in legno non avrebbe avuto molto senso, perché comunque il cassetto con il portello è a contatto con l'esterno. Quindi avrei dovuto comunque impregnare il legno, trattarlo, rinciarlo. Soprattutto avrei avuto necessità di alcuni strumenti, come ad esempio una sega immersione, oppure una sega a nastro, o un seghetto alternativo. Mentre invece per realizzare questo oggetto ho utilizzato semplicemente un piccolo tagliabalsa per andare a tagliare delle lastre di XPS con cui in pratica ho costruito semplicemente la cassaforma. E grazie proprio appunto a una gomma siliconica con la tecnica Resin Plant sono riuscito a creare delle superfici perfettamente planari, precise, perfette, già lucide e appunto anche il portello con la maniglia. Andiamo a vederlo quindi come l'ho realizzato. Il primo step è quello di crearci una sagoma con le esatte dimensioni del portello. Il secondo step è quello di andarsi a creare una forma di una maniglia a rovescio. In pratica dobbiamo pensare a rovescio, cioè quello che ora è pieno, poi sarà vuoto.
since I sanded endlessly, but then everything changed. Amid dust and sweat, I saw a way to make everything better. No sandpaper, no more effort. Without sanding and without mess. Without dust and sweat, I can make everything better. No sandpaper, no more effort. A new way to create. Without sanding and without mess. Every project can come to life. Without sanding and mess. No more sandpaper, no more effort. Without sanding and without mess. Every project is a dream to realize. And story to tell. Without sanding and without mess. Without sanding and without mess. I'll always remember this way. Without sanding and without mess. Now I know how to do it with a spectacular technique. Come avete visto, ho trattato la superficie dell'XPS con un po' di gomma. L'ho sporcata praticamente. E questo è importante se il materiale che avete utilizzato è molto poroso. Perché altrimenti, quando poi andrete a fare la colata definitiva di gomma siliconica, potrebbero esserci dei problemi con delle bollicine che, ovviamente, la gomma entrando nelle porosità, l'aria tendendo a uscire, si formeranno appunto queste bollicine. E come avete visto, ho creato anche dei bordi laterali rientranti, questo per creare poi la battuta sul cassetto. Ora, il passo successivo è andare a togliere un po' di gomma dai bordi della maniglia, prima che diventi dura. Ma comunque non è un problema, perché si potrà poi andare a fare tranquillamente con un semplice cutter o con un almetto. Dopo che la gomma è indurita, che può essere ad esempio il giorno dopo oppure dopo qualche ora, in base alla temperatura e all'umidità dell'ambiente, ma anche in base all'indurente che abbiamo messo, perché quanto più indurente inseriamo nella gomma siliconica, ovviamente più veloce sarà. Nel caso della spatolata sulla base dell'XPS, potete aggiungere più catalizzatore in modo che così sia più veloce. Nel caso invece della 320 sulla maniglia, vi consiglio, se non siete esperti, di seguire le percentuali che sono indicate nella confezione. Come potete vedere, la maniglia non è venuta perfetta, perché in pratica non avevo pulito bene la superficie dell'XPS e comunque è la prima mano. Quindi andrò a dargli una seconda mano di gomma per fare in modo appunto che mi venga precisa, perfetta, lucidissima in ogni suo punto. Se avete intenzione di creare diversi manufatti con la tecnica Resin Primer, vi consiglio di acquistare una pompa vuoto, un degasatore. Questa nello specifico è una doppio stadio, 9 PSI, ma va bene anche ad esempio quella che avete visto in moltissimi video che ho pubblicato, che è quella che però ho nel laboratorio su, in casa. Con la pompa vuota in pratica riuscirete a realizzare delle colate senza assolutamente nessuna bollicina, anche se avete miscelato da Benigni. Ho rovinato, anzi, non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere, posso fare solo lo zabaione. Cosa? Lo zabaione, quello che si rompe le uova e poi si comincia a sbattere, così mi viene bene, si faccio dolci da mattina alla sera. La resina, la gomma o qualsiasi cosa si può degassare in due modi, o con un'alta pressione molto potente, 7 bar, è molto veloce, oppure appunto con la depressione di un bar. Ma come si utilizza perfettamente il degassatore? In pratica non facciamo altro che inserire, dopo averla miscelata, la resina oppure la gomma siliconica al suo interno, chiudiamo la campana, dopodiché azioniamo la pompa. Come vedete, la gomma siliconica farà la stessa cosa che la resina, si inizia ad alzare, man mano che ovviamente diminuisce la pressione. Poi ad un certo punto crolla su se stessa e ovviamente dovete avere un contenitore alto che possa permettere appunto di, quando la resina si alza o la gomma siliconica si alza, insomma, di non debordare dal contenitore. Quando in pratica crolla, ecco, non c'è bisogno ancora di lasciare la pompa continuamente accesa, vi basterà arrivare a meno un bar, dopodiché lasciate 3 minuti, 5 minuti la pompa spenta, chiudendo la valvola. In questo caso non è necessario, perché è una doppio stadio. Lasciate in pratica appunto 5 minuti, se ovviamente il materiale che state degasando non ha un pot life molto corto, altrimenti lasciate meno minuti. Dopodiché andate ad aprire. Perché fare questo?
perché in pratica se voi lasciate ancora la pompa in azione si formeranno delle bolle che non sono più le bollicine a punta di miscelazione, ma sono delle bolle derivate dalla cavitazione. E quindi in pratica, una volta che avete visto che la gomma siliconica oppure la resina è andata giù, lasciate accesa ancora per un minuto fino ad arrivare appunto a meno un bar, dopodiché spegnete il tutto, lasciate che le bolle vengano su in superficie da sole, dopodiché potete utilizzare tranquillamente il prodotto. Ora però dobbiamo gommare anche questa parte. Dopo aver preso lunghezza e larghezza non faccio altro che con l'app della Resiplan andare su calcolo superficie, inserire la gomma siliconica RP300 e inserire la lunghezza e la larghezza, e l'app in pratica mi dirà la quantità di gomma siliconica che mi occorre per andare a ricoprire la superficie. Vi ricordo che l'app è disponibile sia per Android che per l'iPhone, oppure potete utilizzarla direttamente dal sito web. Ora qui mi sono perso la prima parte della registrazione, ma comunque potete vedere come ho versato la gomma siliconica. Non dimenticate con una spatolina di portare la gomma siliconica anche sui bordi, altrimenti poi si incollerà la resina. Ci rimane altro che controllare se non è cascato qualche piccolo peletto oppure qualcosa, se la superficie in pratica è perfetta, lucidissima. Dopodiché andremo a coprirla per preservarla, ovviamente, da polvere, mosche o altre robe. Without dust and sweat I can make everything better. No more sandpaper, no more effort. A new way to create without sanding and with mess. Every project can come to life without sanding and mess. No more sandpaper, no more effort. Without sanding and without a mess. Every project can come to life without sanding and mess.